Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Premessa, prima di tutto vi state chiedendo perché sono vestito così. In realtà ho iniziato la settimana scorsa un tirocinio, uno stage, quindi lavoro sostanzialmente, che accompagnerà il mio percorso di studi che sta terminando in questo periodo, speriamo a breve, e ovviamente richiede un certo outfit. E non ho la cravatta perché l'ho tolta ragazzi, la cravatta dopo 10 ore è un po' si strozza, ma di per sé questa è la mia tenuta che devo avere, quindi faccio questo video qua al volo. Come sapete ultimamente porto video già registrati perché devo riempire in qualche modo. Da ora in poi registrerò il weekend mettendo qua e là dei video con meno frequenza, non potrò portare di più fino a maggio perlomeno, sono 3 mesi lo stage, fino a maggio un video al giorno, vi porterò le partite che vedi, post partita, e vi porterò spero 3 video a parte a settimana. Cercherò di fare tutto questo nel weekend, sapete anche voi che non è facile, cercherò sempre di tenermi a contatto con voi. Tenete conto di questa cosa qua, per questi 3 mesi poi chiaramente avrò sempre da fare, ma magari avrò più tempo di organizzarmi. Oggi voglio parlare di un tema che ieri mi è sorto alla testa, che è quello degli infortuni, che è un tema già discusso parecchio, ma che è sempre molto attuale nel momento in cui si infortuna uno dei nostri e ogni giorno ce n'è uno. E bisogna sempre distinguere le cose, nel senso che intanto questa cosa è venuta fuori dopo il problema che ha avuto De Sciglio, non so se ce l'ha ancora, ma io l'ho letto di sfuggita, De Sciglio, problema alla coscia, mi pare. E qui è venuto fuori questo discorso qua, è venuto fuori il discorso di Allegri sui preparatori che spesso sono ritenuti non all'altezza del compito, evidentemente, e forse c'è anche una verità dietro questo, di là di quello che si può pensare. Ci sono gli infortuni e infortuni, quelli traumatici, quelli che non dipendono da Allegri e lo staff, perché se un avversario entra con i tacchetti sulla coscia di uno dei nostri e si fa male, non è colpa dello staff di Allegri, perché mai è colpa dei tacchetti, o meglio dell'avversario. Poi ci sono ovviamente gli infortuni muscolari, che sono quelli sul quale lo staff deve lavorare, perché tutto il resto è dato al caso, anche gli infortuni muscolari, però con gli infortuni muscolari c'è un po' di prevenzione. Invece con gli infortuni traumatici non puoi sapere se il giocatore metterà male il piede e si spaccherà un crociato, non puoi sapere se l'avversario gli parte lo schizzo e ti spara in campo, capito? Quindi ovviamente c'è una variabile aleatoria su quelli muscolari che è più bassa perché comunque si può fare la prevenzione attraverso dei meccanismi, io non sono esperto ma li sappiamo tutti a grandi linee, alimentazione, la preparazione fatta bene, i tempi di recupero e così via, anche dal punto di vista medico e poi in caso di infortuni, quindi sono tante componenti che tutti noi conosciamo, che non conosciamo profondamente ma conosciamo per sentito dire, e sono quelle. Però è vero anche che ci sono, ovviamente, spesso si dice ovviamente che la Juventus sembrerebbe nella media di infortuni rispetto ai club europei. Io questa media, allora, è imbarazzante, sono tutti gli staff presi male, o sinceramente è una media che mi lascia perplesso, perché oggettivamente sono tanti. Ogni giorno, quasi ogni settimana, abbiamo un paio di casi di infortuni, quelli meno, non so, dal semplice, insomma, affaticamento, a quelli di più con qualche problema di più, no? I secondi di gradi di infortuni, lesione al muscolo, al soleo, quello che è. E lì bisogna lavorare. Si dice spesso che Allegri appunto e il suo staff non siano all'altezza, ma non Allegri tanto che Allegri non si occupa del discorso preparatorio, ma di quello tattico-tecnico, ma ovviamente sceglie lui lo staff dei preparatori. Ovviamente quindi c'è una responsabilità, no? Insomma, oggettiva, e quello di Allegri appunto la scelta sarebbe spesso criticata, anche giustamente, perché in effetti i numeri sono tanti, ok, le partite sono tanti, ma ci sono tanti sport in cui le partite sono tante. E poi ovviamente a questi livelli i preparatori servono appunto a sopperire a questa abbondanza di partite con quello che è la scienza, insomma, avanzata nel campo appunto atletico, agonistico e così via. Evidentemente bisogna fare una riflessione e la società dovrebbe intervenire in questo caso, ok, che ovviamente la competenza di aggredire lo staff, ma evidentemente anche la società che li paga a questi disgraziati. E fare una valutazione, Allegri va tenuto per un discorso tecnico-tattico che sappiamo che a me personalmente non Allegri piace e sta portando a casa però i risultati. Però è vero anche che in effetti questi infortuni sono tanti e portano sempre i momenti più importanti come quello di adesso col Tottenham e così via a trovarci sempre i contatti. Si fa male uno, ne entra un altro, come entra l'altro si fa male un altro. È una cosa che ci porta via tanti punti in campionato anche negli altri anni, pur avendo fatto veramente delle stagioni splendide, ma anche forse perché evidentemente avevamo una rosa molto lunga anche come qualità. Però anche vero, quando ti trovi in Europa contro il Tottenham, abbiamo fatto 2-2, mancavano giocatori importanti, certo alcuni sostituiscono altri, però in Europa se vai con tutta la rosa, perlomeno con 23-25esimi di rosa, forse hai qualche possibilità di andare avanti in modo decente.
Perché poi se poi vai avanti anche ottavi, quarti, semifinale, arrivi in finale che sei spompo perché? Sei spompo perché nei 50 partite prima hanno giocato gli stessi 14-15 giocatori, non perché non ne avessi abbastanza, ma perché semplicemente 10 si davano la rotazione perché si rompeva di più. Ecco che quindi anche per seguire certi obiettivi, il campionato quest'anno, perché vabbè, poi il Napoli è chiaramente il nostro avversario diretto, ma Napoli è più sopra di noi perché chiaramente Napoli è rosa corta e anche qualche infortunato pesante. Noi rosa lunga ma tanti infortunati leggeri. Quindi vuol dire che se il campionato magari poi ce la fai perché poi veramente è una guerra tra poveri, tra chi ha perso più uomini per strada, in Europa alla fine arriva, alla fine può anche vincere, anche chi è più in forma, oltre il discorso di testa, poi sappiamo tutto Cardiff e così via, però è chiaramente un discorso di forma. Scorso anno correva, noi abbiamo corso per 40 minuti, poi basta. Perché? Perché gli stessi giocatori hanno giocato 50 milioni di partite con Mandzukic che arriva con una caviglia così così in finale, tra l'altro il migliore in campo, Mandzukic, ma comunque non bastava. Che dire, Pjanic se lo già belli che andati, perché? Perché giocavamo sempre, perché magari non oltre alla mancanza di alternative, anche perché chiaramente qualcuno era rotto. Quest'anno avevamo più alternative, ma i rotti ci sono lo stesso e sono di più, perché i giocatori sono di più, quindi anche i rotti. Ecco, deve invertire questa tendenza, la società deve invertirla, facendo una scelta secondo me a questo punto, legati ai preparatori, se è quello il problema, ma soprattutto magari vedere se nel prossimo futuro che gli allenamenti si sposteranno alla Continassa, se magari quel discorso là, talvolta si diceva che fosse un problema di binovolo, umidità, i muscoli e così via, vediamo se questo problema, se è una scusa tirata fuori per dire non so cosa, qualunque sia il problema va risolto, perché ormai da 6-7 anni, tolgo il primo di Conte, ma perché erano tutti belli freschi, e poi sì, le scorie sono viste di quei 3 anni con Conte soprattutto che qui si correva tanto, le scorie sono viste anche i giocatori che c'erano al tempo ma anche quelli futuri, quelli recenti insomma, e che quindi dipendono solo da Allegri, da chi li prepara i giocatori. E da questo ragazzi vi auguro che sarà quel che sarà, non so in questo modo, in questo momento quale sarà perché come sapete la situazione qual è, vi auguro buona continuazione ma ci vediamo lo stesso perché come ho detto io farò lo sforzo di portarvi qualche video qua la settimana e quindi cercare di essere presente. Non escludo che nel mio itinerario lavorativo io lunedì e martedì sarò a Trieste per lavoro, quindi è una cosa diversa per me, cioè viaggiare per lavoro, tra l'altro in 2 giorni, quindi tiratissimo. Non escludo che magari in un hotel in cui pernotterò io abbia il tempo anche di sfruttare un wifi, fare un vlog magari su qualcosa, il post partita che magari non riesco a fare il giorno prima. In ogni caso qualcosa potrei portarvi e mi farebbe piacere anche fare questa cosa qua, anche per sfruttare i potenti mezzi di altri. In ogni modo cercherò sempre di ritagliarmi un posto per voi, perché non è solo per voi, ma anche per me, perché è una cosa che mi piace. E si può fare sempre tutto nella vita, tra ritagliarsi questo spazio che sto facendo ora e come altri. Quindi è un consiglio per voi. Perseguite le vostre passioni anche, nonostante le difficoltà, anche di tempo. Le ore sono 24 al giorno, cercate di ritagliarvi magari quell'oretta per quello che vi piace. Forza di vita come sempre, e alla prossima. Paura, 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 paura.